Più una persona è stupida, più pone l'enfasi sulle conclusioni e non sul modo attraverso cui si giunge a delle conclusioni. Io affermo che è molto più razionale una persona che crede a una teoria anche sbagliata, ma per dei motivi, per delle motivazioni razionali, attraverso dei ragionamenti, attraverso delle sperimentazioni, anziché chi crede a una teoria vera, ma per fiducia, senza averla verificata, senza averci ragionato. Di conseguenza, giudico più razionale uno che pensa che la Terra sia piatta attraverso dei ragionamenti, attraverso un'analisi, attraverso un confronto, piuttosto di chi crede che la Terra sia sferica solo perché lo dice la maggior parte delle persone. Quindi solo perché si fida delle convinzioni comuni. Attenzione, non sto dicendo che la Terra sia piatta o sia sferica, non sto dicendo che abbia più ragione una fazione o un'altra. Sto ponendo l'enfasi sul modo di arrivare a delle conclusioni. E quindi sono molto più importanti questi criteri piuttosto che il semplice aderire a una conclusione. Non c'è merito, non c'è valore in chi crede a qualcosa, indipendentemente se sia giusto o sbagliato, solo per fede, non perché l'ha verificato, non perché l'ha sperimentato. Ora, io devo criticare in maniera decisa e pesante tutti quelli che credono che la Terra sia sferica solo perché lo dice la maggior parte delle persone, perché lo afferma la NASA, la comunità scientifica o altri enti e altre istituzioni preposte a questo tipo di divulgazione. Credere semplicemente che una cosa sia vera perché lo dice qualcun altro è qualcosa di irrazionale. Ciò che è necessario per capire se una cosa è attendibile è che ognuno di noi deve riconoscere quella verità, quella presunta verità attraverso dei ragionamenti. Quindi è sempre un percorso personale individuale. Poi in un secondo momento è intersoggettivo perché c'è una relazione con altri, ma il credere acriticamente a una cosa è segno di stupidità. Quindi che uno sia complottista e creda che tutta una cospirazione solo perché lo legge su internet, perché legge degli articoli o sente qualcuno che ne parla, e chi invece è anticomplottista radicale perché pensa che il governo sia sempre onesto, integro, che le istituzioni siano sempre trasparenti e oneste, ecco, sono entrambi sullo stesso piano. Entrambi non hanno valore sul piano razionale. Questi atteggiamenti non hanno valore. E lasciatemi anche dire che mentre alcune persone che stanno adesso rispondendo alle mie considerazioni pongono comunque dei ragionamenti anche per quanto riguarda la Terra sferica, loro cercano di giustificare il fatto che sia sferica in modo razionale, o almeno ci provano, cioè dicendo che le cose che noi possiamo sperimentare, di cui possiamo avere conoscenza anche sul piano scientifico, sembrano supportare l'idea che la Terra sia sferica. E quindi già è un altro livello questo, quindi io apprezzo chi fa così. Va bene? No, lo ripeto, non sto dicendo che la Terra sia sferica o piatta e che abbia ragione aprioristicamente chi dice che la Terra è piatta o sferica. Sto ragionando su questioni un po' più sofisticate, cioè sul modo di arrivare a capire le cose, che è quello più importante, perché è l'unico modo poi per capire se la conclusione è corretta. Per capire se una conclusione è attendibile, plausibile, uno deve vedere come ci si arriva. È quello il vero criterio per stabilire la presunta correttezza di un'idea, di una teoria. Quindi io sono stato provocatorio apposta ho detto che chi crede che la Terra sia sferica solo perché lo dice la maggior parte delle persone è meno razionale di chi crede che la Terra sia piatta, tonda, quadrata, cubica, ma attraverso dei ragionamenti, anche se potrebbe totalmente sbagliare nelle sue conclusioni, però almeno il modo attraverso cui lui giunge a delle conclusioni è più corretto, è più onesto. È più giustificato sul piano razionale, avete capito che cosa vi sto dicendo? Quindi il fatto che io dica che attraverso questa provocazione che io pongo,
che uno che crede alla Terra sferica, perché lo dice la maggior parte delle persone, è meno razionale di uno che crede alla Terra piatta attraverso dei ragionamenti. Non vuol dire che chi crede che la Terra sia piatta attraverso dei ragionamenti è automaticamente è in una condizione di razionalità ottimale da seguire, perché potrebbe comunque sbagliarsi. Io sto facendo soltanto un paragone, forse. Come posso dire, paragonando cosa è meno male, cosa è meno grave, qual è l'atteggiamento più stupido da avere. Allo stesso modo io criticherei, e lo faccio, chi reputa che la Terra sia piatta solo perché lo sente su internet, lo legge da qualche parte, senza però mettersi a ragionare su tutto quello che può sapere al riguardo, senza ascoltare chi sostiene attraverso argomenti razionali che la Terra è sferica, rispetto a chi invece crede che la Terra sia sferica perché ci ha ragionato. Quindi non mi si può dire nulla riguardo a questo. Chi pensa che io stia sbagliando a parlare non ha capito proprio niente, si dovrebbe solo vergognare. Io vorrei che chi mette eventualmente il non mi piace a quello che sto dicendo potesse essere riconosciuto in qualche modo e poter giustificare il perché disprezza quello che io sto dicendo. Perché mi farei due risate, ma davvero potenti nel capire l'infondatezza di questo disprezzo, no? Perché se uno ascolta bene quello che sto dicendo, come fa a non essere d'accordo? Cioè, solo chi non ragiona, chi non capisce quello che sto dicendo, può non essere d'accordo. Proprio perché io non sto dicendo che la Terra è sferica o piatta, sto soltanto ragionando. E attenzione però che pur apprezzando di più coloro che ragionano e difendono la teoria della Terra sferica e difendono anche la teoria della Terra piatta in modo razionale, ragionevole, devo però dire che molte considerazioni di quelli che affermano la Terra sferica sono giustificabili nella teoria della Terra piatta. Per esempio, i fusi orari sono giustificabili perché nel modello della Terra piatta, che viene proposto, diciamo, convenzionalmente, la Terra sarebbe un disco e il Sole e la Luna sarebbero molto più vicini alla Terra, ma anche molto più piccoli, cioè soprattutto il Sole sarebbe molto più piccolo e non illuminerebbe contemporaneamente tutta l'area terrestre. Quindi girando attorno al disco illuminerebbe soltanto delle porzioni alla volta e quindi così si spiegherebbero i fusi orari. Le eclissi lunari, anche qui adesso io non so, non mi ricordo bene nel dettaglio le spiegazioni che loro adducono per questi fenomeni, però mi pareva che loro rispondessero, diciamo, alle accuse, alle apparenti contraddizioni che il modello sferico pone al modello della Terra piatta. Poi che altro c'era? Ah, il fatto che non si possa andare in Antartide, io non lo so, però il problema è che anche se qualcuno dice di esserci stato, bisogna che uno lo dimostri di esserci stato per poter affermare che non ci sta un confine oltre il quale non si può andare perché il governo lo impedisce e quindi per poter verificare effettivamente che la Terra sia sferica o meno. Perché dovremmo andare noi personalmente, ognuno di noi dovrebbe andare, dovrebbe imbarcarsi e vedere se davvero può oltrepassare determinati confini o no. La fiducia non vale perché la fiducia è irrazionale, no? Se uno non dimostra di esserci stato e lo deve dimostrare però in maniera incontrovertibile, non che possa dare, diciamo, la possibilità di avere anche un po' di sfiducia. Perché l'ipotesi della Terra piatta è comunque possibile, io non dico che sia vera, attenzione. E perché è possibile? E attenzione, le persone che non sanno ragionare e sono arroganti e presuntuose e sciocche pensano che già chi ponga il dubbio e abbia il dubbio se la Terra sia sferica o piatta sia un ignorante, uno stupido, eccetera. In realtà non è così. In realtà voi fate di tutta l'erba un fascio, mettete tutte le diverse categorie di persone, tutte le motivazioni diverse che loro possono avere per credere a un'interpretazione della realtà o un'altra, nello stesso calderone. Ed è sbagliatissimo perché, lo ripeto, c'è chi crede che la Terra sia sferica solo perché lo dice la maggior parte delle persone, e questa è una motivazione banale e stupida. C'è chi crede alla teoria della Terra sferica perché invece ci ha ragionato ed è molto più meritevole e apprezzabile. Però
Però anche il fatto che proponga argomenti razionali non è ancora sufficiente per essere certi che la Terra sia sferica. Lo stesso vale per l'ipotesi della Terra piatta. Ci sono persone che ci credono perché sono intrinsecamente complottiste e credono a tutto quello che va contro l'informazione ufficiale, e questo è un modo di ragionare probabilmente sbagliato. C'è chi invece ci arriva attraverso dei ragionamenti ed è già più apprezzabile, come dicevo, anche per chi crede alla Terra sferica. Ma attenzione che anche qui non basta solo porre motivazioni e argomenti apparentemente razionali per pretendere di avere ragione. Bisogna che poi le ragioni di una parte e le ragioni di un'altra si scontrino, cioè si confrontino, per vedere chi effettivamente ha ragione. Però attenzione, che per fare questo è necessario che entrambe le parti espongano la versione completa ed esaustiva della loro teoria. Quindi, quello che mi fa arrabbiare è chi è in malafede da una parte o dall'altra e si permette di denigrare l'altra parte, non criticando o argomentando sulla teoria rivale per come è effettivamente, ma sulla versione mediata, filtrata, ridicolizzata, eccetera, eccetera. E questo avviene soprattutto però per chi propone la teoria della terra sferica. Chi propone la teoria della terra sferica in molti casi tende a denigrare, a deridere banalmente con la retorica e non con la pura razionalità. Quindi attraverso argomenti e ragionamenti fallaci, che sembrano apparentemente giusti, ma in realtà non lo sono effettivamente. E quindi pongono una serie di considerazioni che non sono giuste, perché chi, per esempio, vuole criticare, e ho sentito anche dei video in merito, che la Terra sia piatta, perché altrimenti i fusi orari non si spiegherebbero, o non ha ascoltato la teoria della Terra piatta in modo completo, o è in cattiva fede, perché la verità è che nella Terra piatta, nel modello della Terra piatta, ciò è giustificabile. Quindi se la Terra è sferica non è certamente per il motivo dei fusi orari. Poi la NASA, è vero che ci sono anche altri enti che sono preposti, diciamo, alla divulgazione di filmati, di fotografie che riguardano lo spazio, l'ambiente circostante alla Terra, le foto della Terra, i filmati sulla Terra, eccetera, eccetera. Però quelli che sono stati visti, almeno per quanto mi riguarda, e sono stati utilizzati anche come presunta prova della sfericità della Terra, non lo sono. Io quindi critico quelli che hanno, ad esempio, postato video dei filmati proposti dalla NASA che dovrebbero dimostrare la sfericità della Terra, quando loro invece questi filmati sono prodotti attraverso delle lenti fisheye, cioè delle lenti deformanti, che quindi non possono essere la prova inconfutabile che il filmato, insomma, sia dimostrativo della sfericità, perché la curvatura è prodotta essenzialmente dalle lenti deformanti, quindi non si può sapere effettivamente se al di là dell'uso delle lenti deformanti la Terra appaia curva o meno. E vi dirò ancora di più, e forse qui azzardo un po', però noi non sappiamo neanche lo spazio se ha una struttura realmente euclidea o meno, e può darsi che la luce sotto una certa distanza possa curvarsi a seguito della curvatura dello spazio e quindi possa produrre un'immagine curvata di una superficie forse piatta. E questa è una possibilità, perché se uno non sa realmente la luce come viaggia, come si propaga nello spazio, tutto può essere plausibile fino a un certo punto. Però questa è un'ipotesi, prendetela con le pinze. È legittima, non dico che sia vera, comunque è da prendere in considerazione probabilmente. Chiusa parentesi. Quindi i filmati che vengono utilizzati per mostrare la presunta sfericità della Terra, se sono quelli che utilizzano lenti deformanti, non hanno un valore. Peggio ancora se non sono filmati in diretta, ma sono già mediati e quindi ritoccati al computer. Lì tutto può accadere fino a prova contraria. Indipendentemente dal fatto che sia difficile, complesso, elaborato poter creare una curvatura
ritoccata al computer. E vabbè, però se è possibile farlo, uno può sempre avere il dubbio che degli esperti siano riusciti a farlo. Quale sarebbe la motivazione di nascondere la Terra piatta? Non mi interessa, non è un argomento razionale, cioè noi per capire la verità non dobbiamo esaminare tanto le motivazioni che uno avrebbe per nascondere o meno una cosa, bisogna essere oggettivi. Le motivazioni sono secondarie e comunque ce ne potrebbero essere di parte, ma non è questo diciamo, la sede per poterne discutere, perché io voglio concentrarmi sul modo di ragionare che si concentri sulla pura obiettività, se è possibile parlare di pura obiettività. Il fatto che la NASA, la comunità scientifica affermino che la Terra è sferica non è una prova che la Terra sia sferica. Non è una prova per ognuno di noi. E siccome io parlo su un piano concreto e non astratto, che è il piano dell'esperienza diretta che ognuno di noi può avere, non mi si può dire che io devo fidarmi della comunità scientifica, perché la comunità scientifica è fatta da persone. E il fatto che io possa avere scetticismo verso ciò che dice la comunità scientifica riguardo a determinati fatti, non a tutto quello che sostiene la scienza, ma riguardo a quello che c'entra con questo discorso, non significa che io neghi il valore della scienza o tutto quello che dicono gli scienziati. No, essere scettici significa avere un dubbio, non essere negazionisti o fiduciosi di una cosa. Essere certi che una cosa sia vera o che sia falsa non significa essere scettici. Essere scettici significa essere totalmente critici, aperti e verificare continuamente una qualunque cosa. Questo significa essere scettici. È un sano scetticismo razionale che tutti dovrebbero avere. La comunità scientifica non è la scienza. La scienza è una disciplina precisa che teoricamente deve produrre un sapere che riguarda la tecnica, l'uso della natura, della materia, delle strumentazioni per produrre sempre più benessere, più ricerca, più conoscenza del mondo fenomenico. Ma la comunità scientifica non coincide direttamente con la scienza. La comunità scientifica è fatta da persone che possono sbagliare a interpretare le loro osservazioni, che possono essere anche corruttibili, che possono essere anche in malafede in determinati casi. Quindi la comunità scientifica è fatta da persone e noi, per credere alla comunità scientifica, dovremmo avere fiducia in degli sconosciuti, che non sappiamo quali interessi possono avere per promuovere una concezione del mondo piuttosto che un'altra. Oppure, ammesso che loro siano in buona fede, potrebbero essere impediti nell'affermare una presunta verità da qualche ente governativo, dai servizi segreti, da qualunque altro ente o istituzione, per motivi che non sappiamo. Ora, il fatto che noi non lo sappiamo non significa che dobbiamo escluderlo, oppure che dobbiamo affermarlo, ma quello che voglio dire è che siccome ormai c'è questo scetticismo, non può essere sradicato imponendo, diciamo, la fiducia nelle premesse di base che i debunkers adottano, perché i debunkers sono notoriamente difensori della verità ufficiale e del sistema. Mi rendo anche conto che sia pericoloso creare uno scetticismo radicale e totale nelle istituzioni, perché si potrebbe creare una forma di anarchia, di guerra civile, di opposizione violenta allo Stato, al governo. Però attenzione che anche il fatto di oscurare, occultare qualunque possibile complotto per garantire la tranquillità e la pace può essere deleterio, perché si parla comunque di schiavizzazione, di strumentalizzazione della verità, di sfruttamento della popolazione mondiale. Quindi sarebbe un tipo di violenza subdola e meschino che verrebbe perpetrato alle spalle delle persone. Quindi non meno grave, anzi forse addirittura di più. E quindi io penso che anche i debunkers dovrebbero coalizzarsi insieme ai complottisti per trovare insieme, diciamo, una chiave di lettura che vada bene per tutti, cioè un'impostazione di base. Io penso che prima di ragionare sulle teorie, bisognerebbe mettersi d'accordo sul modo di ragionare. Quando si trova un accordo, cioè si stabilisce, ok, questo è il giusto modo di ragionare,
Adesso ragioniamo insieme in base agli stessi criteri e vediamo dove si arriva. Questo è quello che propongo io e penso che nessuno possa opporsi a quello che sto dicendo, perché se chi si oppone a questo o non capisce niente di quello che sto dicendo, oppure è in malafede e vuole per forza imporre la propria visione della realtà. E questo non è giusto. Va bene, io avrei concluso. Le altre cose che non ho detto in questo video le ho dette in altri video. Quindi, per piacere, non sbagliate a capire, cioè state attenti a quello che sto dicendo, perché ho detto cose molto precise e se mi si viene ancora a rispondere che io sono un terrapiattista, i miei amici terrapiattisti, vuol dire che non avete capito un cazzo, perché io sto facendo l'arbitro, io sto cercando di capire, di far capire come si deve ragionare, quale deve essere la chiave comune di lettura, l'accordo comune tra entrambe le parti. E voglio essere imparziale, voglio essere assolutamente razionale all'ennesima potenza. Quindi voglio far capire anche che la razionalità è di accettare ciò che noi possiamo direttamente sperimentare. Va bene che noi crediamo a tante cose anche se non possiamo sperimentarle, ma il fatto che uno viva in modo pratico e scelga la pragmaticità per comodità, per facilità, perché altrimenti sarebbe impossibile vivere ogni giorno se uno dovesse mettere alla prova ogni giorno ciò che conosce. Beh, non vuol dire che questo sia il corretto atteggiamento da tenere sempre, in ogni caso, anche per quanto riguarda la dialettica e il confronto tra diverse teorie. No, questo non sarebbe giusto. Va bene finché uno deve cuocersi degli spaghetti e quindi sa che ogni volta che mette l'acqua in pentola, l'acqua bolle a una certa temperatura, gli spaghetti cuociono dopo un tot di minuti in un certo modo. E va bene, non è che deve ripetere per sempre gli esperimenti, oppure non è che deve verificare tutto quello che studia attraverso i libri di chimica, fisica o biologia per poter fare il biologo, o comunque per poter parlare di quegli argomenti. Però, voglio dire, la maggior parte delle cose che magari sono anche propedeutiche per credere nelle cose che non si possono direttamente verificare per mancanza di energia, di tempo, di strumentazione, di apparecchiatura adeguata, ecco, quelle devono essere provate, no? Quindi, per fare un esempio, se ad esempio in fisica fosse tutto concatenato, come pare essere, e per esempio faccio un esempio astratto in generale che poi potrebbe anche coincidere con la realtà dei fatti. Se per esempio per accettare che la luce funzioni attraverso determinate dinamiche, determinati meccanismi, noi dobbiamo prima sapere come funziona l'acqua, per fare un esempio, come funziona la caduta dei sassi, faccio un esempio astratto, no? È solo per far capire. E noi verifichiamo che i sassi si muovono come previsto da ciò che sostiene la fisica, che l'acqua, diciamo, ha dei moti corrispondenti a ciò che prevede la fisica e che queste cose, secondo la fisica, sono correlate al fatto che la luce si propaghi in un certo modo nello spazio a una certa velocità. Allora noi avremmo buona ragione per credere che, anche se noi non abbiamo gli strumenti per verificare come la luce viaggia effettivamente, noi però, siccome abbiamo verificato delle cose che sono certamente propedeutiche al fatto che la luce viaggia o funzioni in un certo modo, allora possiamo credere, dopo aver verificato gli elementi propedeutici a quel tipo di fiducia, che quel tipo di fiducia è plausibile. E va bene. Ma io mi chiedo, questo è stato fatto per chi crede che la Terra sia sferica? Non lo so, perché voi date per scontato che ciò che dite sia propedeutico per ciò che non potete verificare, ma lo è davvero? Cioè, il fatto che noi usiamo le nozioni della fisica convenzionale dimostra di per sé che allora la Terra debba essere sferica? Cioè, il fatto che noi utilizziamo in modo corretto degli assunti, delle nozioni scientifiche che riguardano l'elettrodinamica, l'elettronica, la meccanica per produrre la tecnica, la tecnologia, gli strumenti e qualunque apparecchiatura, dimostra automaticamente che allora la Terra deve essere sferica, cioè il fatto che la Terra non sia sferica ma sia piatta andrebbe contro tutte le nozioni scientifiche che conosciamo e che sono state già, diciamo, corroborate, confermate dall'uso, dalla strumentazione, dalle apparecchiature della tecnica.
Perché la Terra piatta, ad esempio, pone anche un diverso modello di gravità, anzi, se non sbaglio, la gravità la esclude, dice che in realtà si tratta di forze magnetiche. E anche qui ci sarebbe da approfondire. Oppure che la gravità, se è gravità, non funziona nel modo che è stato descritto dal modello della Terra sferica e quindi sarebbe comunque coerente. Io non sto dicendo che sia così, io sto dicendo che, attenzione, il modello della Terra piatta è più sofisticato di quello che si crede. E se è una bufala molto più sofisticata di quello che si può pensare, ed è fatta da esperti, non da ciucci. Quindi attenzione a deriderla, perché è molto più sofisticata forse di quello che si pensa, e giustifica tutto o quasi tutto quello che viene, diciamo, posto come critica nei suoi confronti. Quindi state attenti a partire in quarta. Ecco quindi perché io dicevo nell'inizio del video che forse probabilmente è più razionale uno che pensa che la Terra sia piatta perché ci ha ragionato profondamente e ha confrontato diversi fattori ed elementi, rispetto a chi invece crede che la Terra sia sferica perché glielo dice la comunità scientifica e non ha fatto alcuno sforzo per criticare tutto il sistema di pensiero e verificare se esso fosse totalmente fondato in ogni sua parte. Ecco qual è il problema. Il problema di fondo in alcuni anticomplottisti radicali e debunkers è questo, che loro, siccome non hanno una ragione sofisticata e precisa, ma un po' approssimativa, rozza e grezza, ma hanno di contro, probabilmente, spero di non sbagliarmi, perché se mi sbagliassi anche su questo, sarebbero solo da prendere a schiaffoni perché sarebbero in malafede. Hanno una gran quantità di nozioni, cioè sono molto indottrinati, quindi compensano, in malo modo però, alla mancanza di capacità logica rigorosa, compensano con una gran quantità di nozioni, che però a mio avviso sono deleterie, se non sono supportate da una grande ragione. Uno più conosce, più sa, più deve essere intelligente per poter discernere il vero dal falso. Quindi un'operazione di discernimento è necessaria per poter capire quello che uno conosce, altrimenti uno è come una spugna che assorbe tutto indistintamente e arbitrariamente sceglie cosa è vero e cosa è falso, senza un criterio razionale. Ora, gli anticomplottisti perché non riescono a comunicare efficacemente con i complottisti? Perché non capiscono che la critica di fondo che i complottisti pongono agli anticomplottisti è legittima. Proprio perché nessuno di noi personalmente ha evidenza di ciò che sostengono gli anticomplottisti, cioè che la comunità scientifica abbia ragione. Loro presumono che sia vero e quindi automaticamente sostengono che chi mette in dubbio la presunta veridicità di ciò che afferma la comunità scientifica sia già in errore, sia uno stupido, un ignorante, eccetera. Questo è solo un insieme di calunnie e di diffamazioni che non hanno un fondamento razionale, perché essere scettici è legittimo nel momento in cui noi non possiamo verificare direttamente ciò che ci viene detto. Avete capito? Quindi per dimostrare che le vostre ragioni sono fondate, voi dovete dimostrare prima che la comunità scientifica non può mai sbagliare, e non può mai essere in cattiva fede, e non può mai essere corruttibile. Se riuscite a dimostrare che è impossibile che la comunità scientifica sia corruttibile per qualunque motivo, allora voi siete legittimati ad affermare con ragione i vostri argomenti. E nessuno deve permettersi di criticarvi, bisognerebbe solo stare zitti e ascoltare quello che avete da dire. Ma se voi non fate prima questo passo preliminare, non avete il diritto di affermare con tanta arroganza e certezza quello che dite, denigrando e calunniando quelli che si oppongono a questa vostra imposizione. Avete capito quindi qual è la mia critica? Io non dico che le vostre argomentazioni siano sbagliate di per sé, ma la premessa su cui si basano, sì, se voi basate tutti i vostri argomenti sulla fiducia acritica e aprioristica verso le istituzioni, i governi e l'informazione ufficiale e la cultura ufficiale. Perché fino a prova contraria, tutto ciò che non è evidente e certo, non è direttamente sperimentato da ciascuno di noi, può essere messo in dubbio. Certo, deve essere messo in dubbio attraverso dei ragionamenti plausibili, validi, non attraverso mere affermazioni che non hanno valore. Questo è vero.
Però la teoria della Terra piatta, attenzione che potrebbe essere più ragionevole e sofisticata di quello che si pensa. Può essere che non sia una teoria scientifica, perché forse, io non lo so, perché dovremmo ascoltare tutte le campane a questo punto, dovremmo ascoltare anche la comunità scientifica che sta in America, una parte della comunità scientifica fatta da ricercatori e scienziati che dice che la Terra è piatta e che adduce delle prove addirittura. Forse addirittura delle formule per ristabilire proprio la possibilità di prevedere qualunque fenomeno nel modello della Terra piatta, quindi qualcosa di incredibile se fosse vero. Ma anche se la teoria della Terra piatta non fosse scientifica, perché non propone ancora delle formule per poter misurare l'osservazione dei fenomeni, non per questo non sarebbe da prendere comunque in considerazione. Perché una teoria non è che deve essere per forza scientifica, nel senso di precisa, per essere presa in considerazione. Basta che abbia una coerenza, una plausibilità e che giustifichi in modo coerente e logico tutto ciò che conosciamo, che allora è qualcosa da poter prendere in considerazione. Se poi la teoria in questione, indipendentemente se sia la teoria piatta, sferica o di qualunque altro tipo, spiega meglio delle teorie rivali quello che già conosciamo, allora a maggior ragione è da tenere in considerazione ed è da studiare attentamente, non da snobbare e da glissare come fanno molti. Quindi concludo dicendo che io sto ponendo l'enfasi sul ragionamento e che sto anche usando, diciamo, queste provocazioni per far ragionare, va bene? Perché mi sono rotto le scatole di tutta questa banalizzazione logica e concettuale. Non me ne importa se la Terra è piatta o sferica, a me interessa che si ragioni correttamente su questi temi. E tra l'altro, secondo me la Terra, ma non secondo me, io posso dire con certezza che la Terra non è né sferica, non è neanche un geoide, non è neanche piatta. La Terra, nella sua realtà profonda, non ha una forma, perché la Terra, come l'intero universo, come qualunque corpo, come persino il cervello, nella loro realtà effettiva, non è un qualcosa di fisico, non è un qualcosa di esteso, formato, spaziale e temporale, ma è un processo metafisico e spirituale in Dio. E il Dio di cui parlo non è il Dio delle religioni, ma è il Dio della, per esempio, Bhagavad Gita, cioè di una dottrina orientale, di un insegnamento mistico e spirituale, che sostiene che Dio è l'identità profonda di ogni essere. E che questa identità profonda e reale è l'essere supremo che è la fonte dell'intero mondo. E che questa identità profonda non ha uno spazio, non ha un tempo, non ha un'estensione, non ha una forma. E siccome l'universo intero è contenuto come potenziale informazione e idea in questa fonte suprema, allora l'universo intero nella sua essenza profonda non ha una forma, quindi anche la Terra non avrebbe una vera forma. Mentre noi, quindi, se avessi ragione in quello che sto dicendo adesso, potremmo solo disquisire, ragionare su quale sarebbe la forma rappresentata, simulata della Terra attraverso le percezioni che abbiamo nella nostra mente. Perché secondo questa dottrina che io vi sto proponendo, o meglio, secondo il sapere che viene anche confermato da questa dottrina, perché io non mi baso essenzialmente su questa dottrina, ma su un tipo di ragionamento filosofico che sfocia nelle stesse conclusioni a cui si arriva attraverso questa dottrina. Il mondo sensibile che noi percepiamo con i sensi, anche il cervello, il corpo sensibile e il cervello sensibile sarebbero percezioni mentali, quindi fenomeni mentali e non cose fisiche. Quindi il mondo sensibile esisterebbe veramente, ma non realmente, ed esisterebbe solo come percezioni vere all'interno del nostro campo mentale, che non sarebbe dentro la testa, ma sarebbe ciò che contiene l'intero universo sensibile. Quindi la mente come orizzonte degli eventi. La mente sarebbe comunque un processo che avviene in Dio e Dio sarebbe la profonda essenza di ognuno di noi. Quindi in realtà ci sarebbe un'unità profonda, un'unicità, un essere unico e assoluto che tutti noi siamo, perché il mondo sensibile, essendo un'apparenza, fa sì che anche la molteplicità e il divenire che si manifestano in esso sono apparenze, quindi la molteplicità di enti sarebbe un'altra illusione, e siccome non ci sarebbero tanti enti, ma ci sarebbe un unico essere profondo, e siccome ognuno di noi è innanzitutto un essere, in realtà tutti saremmo un unico essere che esiste, cioè Dio come fonte assoluta. Quindi noi, prima di essere l'individuo
che in questa chiave di lettura sarebbe un ulteriore processo nel quale l'essere si identifica, noi saremmo l'essere in persona. E quindi saremmo tutti uno e tutti Dio, dall'essenza della formica all'essenza dell'alieno, dell'essere umano e di qualunque altra cosa, per questo motivo. Motivo a cui si può giungere attraverso la razionalità, come ho proposto io, e attraverso la meditazione profonda, come chiunque può sperimentare, e anche attraverso gli insegnamenti delle dottrine orientali, come ad esempio la Bhagavad Gita. Quindi, questo per farvi capire che fossilizzarsi sul capire se la Terra è piatta o sferica potrebbe comunque precludere le persone dal capire qualcosa di molto più profondo e interessante su noi stessi e la natura della realtà. E questo per far capire anche che a me non è che interessi molto, in fin dei conti, se la Terra è piatta o sferica, e che se faccio questi ragionamenti è per provocare le persone e per far capire qual è il metodo giusto di ragionare, perché io voglio focalizzarmi sul modo di ragionare. A me interessa che ci sia una precisione assoluta nel ragionamento, non tanto nel credere a una tesi, a una conclusione reputata giusta o sbagliata. A me interessa il modo a cui si giunge a una conclusione, che è quello più giusto da tenere in considerazione. Chi fa il procedimento in contrario non ha capito niente della logica e del ragionamento, e quindi dovrebbe stare zitto e capire come si ragiona. Infine, voglio spezzare una lancia in favore dei terrapiattisti, perché in ogni caso ci vuole coraggio nell'affermare qualcosa che viene denigrato e snobbato dalla maggior parte delle persone. Voglio dire, è facile fare i forti e i gradassi quando la maggior parte delle persone supporta le proprie credenze, le proprie convinzioni, e questo è bullismo. Quindi voglio dire, va bene, come posso dire, porre delle ragioni, criticare anche in maniera decisa se uno sbaglia, ma calunniare, diffamare senza neanche argomentare, facendosi forte del fatto che molti supportano le proprie idee, è vergognoso. Non c'è nessun motivo d'orgoglio, non c'è nessuna dignità in chi fa questo, no? È facile fare i bulli, no? Quando si è dalla parte, diciamo, della maggioranza. Ci vuole coraggio, quindi, ad esporsi e affermare delle teorie che sono reputate stupide e false dal senso comune. Quindi, voglio dire, tenete in considerazione anche questo, perché a me pare che addirittura molti si esaltino e facciano i buffoni e si sentano addirittura meritevoli di star facendo chissà quale cosa, perché si mettono a denigrare delle persone che propongono un'ipotesi alternativa del mondo, e che sono in grande svantaggio per questo motivo, perché sono già denigrate dalla maggior parte delle persone. Se uno avesse l'intenzione di spettacolarizzare la propria iniziativa di divulgazione, dovrebbe quasi quasi mettersi dalla parte dei terrapiattisti e provare a fare l'avvocato del diavolo in questo senso, no? Ci sarebbe, come posso dire, più sfizioso, più onorevole, no? Come chi vuole vincere facile, che onore fa? Spero di essermi fatto capire, e che ovviamente questo non è un criterio razionale, è soltanto un criterio, diciamo così, giocoso che ho posto io, però che deve far riflettere, perché non è giustificabile in ogni caso che chi difende una teoria che è già difesa dalle istituzioni, dalla maggior parte delle persone, si metta pure a fare il gradasso come se fosse il difensore della verità. Ecco, questo proprio è ridicolo, ecco. Bisogna avere un atteggiamento serio e comprensivo anche in chi non ha una concezione della realtà simile alla propria. Poi, che anche i terrapiattisti possono avere un atteggiamento denigratorio, questo è un altro conto, ma cercate di capire che i complottisti sono stati denigrati inizialmente, quindi se loro hanno un atteggiamento di chiusura è colpa dei debunkers che li hanno presi per culo. Quindi non meravigliatevi se adesso loro hanno un atteggiamento di totale chiusura. È giusto e legittimo. Perché se tu vieni preso per culo, magari anche ingiustamente, senza motivazioni giuste, razionali, ma attraverso retorica e motivazioni puerili, è normale che poi dopo tu senti di dover rendere pan per focacce, quindi avere lo stesso atteggiamento di chiusura
e di denigrare chi non la pensa come te, sebbene non sia giusto, io sto soltanto dicendo che è comprensibile quel tipo di atteggiamento, dopo che per anni e anni si è stati presi per culo, magari anche ingiustamente. E poi, infine, concludo questo cavolo di discorso dicendo che per quanto tutto sia plausibile, cioè fino a prova contraria, può essere vera che la cospirazione, gli alieni, la luna, non è la luna, quello che vi pare, mettere tutto in un unico calderone è un'altra fesseria, è un'altra operazione di depistaggio, perché chi mette in dubbio l'11 settembre non può essere messo allo stesso livello di chi parla di tesi molto più incredibili, nonostante io stesso dica che tutto è plausibile fino a prova contraria. E tra l'altro a me che ci siano gli alieni o meno neanche importa, perché alla fine dei conti, se anche ci fossero, qual è il problema? Io ritengo che la realtà è molto più incredibile di queste ipotesi, però lo posso dimostrare in maniera certa e incontrovertibile. Quindi se la realtà è già una simulazione, un'esperienza simbolica, può essere che anche le interferenze aliene o qualunque altra idea che viene reputata incredibile possa essere proiettata nel nostro mondo, perché il nostro mondo magari è fatto apposta per fare tutte le esperienze possibili, e quindi anche che ci sia una cospirazione che inganna le persone, eccetera, eccetera. Però non sarebbe la realtà suprema, secondo me. Cioè, se ci fosse questa dinamica che ho detto, non è perché ci stanno davvero delle persone fisiche che comandano il mondo e manipolano tutto, ci sono gli alieni, eccetera. Ma perché questa sarebbe l'ennesima simulazione, l'ennesima storia che nell'ambito della coscienza infinita viene rappresentata e simulata attraverso varie percezioni nelle nostre menti.